Benvenuti, siamo con l'architetto Pierluigi Properzi, neo consigliere comunale di Domani L'Aquila. Fra qualche ora ci sarà l'esordio in consiglio comunale. Più incuriosito o più emozionato di questa avventura? Ma incuriosito sicuramente. Perché? Perché è una situazione, quella del prossimo Consiglio Comunale, una situazione completamente nuova. Ritengo che sia nuova anche per i numerosi consiglieri d'annata, perché è un Consiglio Comunale al quale non verranno concesse molte indulgenze, nel senso che è un consiglio comunale che deve ricostruire l'Aquila e lo deve fare senza alibi, senza tempi persi. Fare tutto questo implica una capacità degli amministratori, e non mi riferisco naturalmente alla sola maggioranza, ma al complesso dei consiglieri, una capacità notevole. Da questo punto di vista sono incuriosito. Lei siederà tra i banchi della opposizione, perché quel Nella ruolo minoranza, della che è minoranza, cosa diversa sì, dell'opposizione. della minoranza, e nel frattempo però ha rifiutato le sirene o gli inviati di Cialente che le chiedevano un impegno in prima persona in favore del progetto di ricostruzione del centro-sinistra. Ma io ho apprezzato molto i segnali di stima che sono provenuti, non solo da Cialente per la verità. E questo ritengo che sia legittimo essere soddisfatti di questo tipo di affermazioni. Tradurre questo in posizioni amministrative poco chiare ritengo che sarebbe un errore da parte di tutti. Io farò il mio ruolo di consigliere, rivestirò, se verrò chiamato a questo, anche cariche di tipo istituzionale, in cui manterrò la mia posizione di minoranza, distinta dalle altre posizioni. Cercherò di lavorare insieme agli altri consiglieri per riuscire a cambiare marcia rispetto a quanto è avvenuto sinora. L'associazione che ha promosso per prima la sua candidatura, che adesso diventa anche un gruppo consiliare, diventa qualcosa di più ampio, qualcosa di più ambizioso. Lei lo ha annunciato qualche giorno fa con un comunicato stampa. Diciamo che diventa un progetto che va al di là del semplice, strumento per l'appuntamento politico. Sì, questa lettura è abbastanza corretta, nel senso che io ritengo che queste elezioni abbiano compresso tutta una serie di positive intenzioni che erano nella società aquilana. Le abbiano compresse in due grandi blocchi, che poi sostanzialmente coincidevano e sono quelli che sono andati al ballottaggio, coincidevano come prassi di formazione del consenso politico. Sono i vecchi partiti che si sono saputi organizzare bene, hanno fatto le liste bene, hanno quindi dragato una parte dell'elettorato che paradossalmente è quello più vecchio, quello più antico, un elettorato che ha familiarità con i meccanismi politici e che si riproduce ad ogni elezione. E questo ha prodotto quell'astensionismo alto che tiene fuori dal Consiglio Comunale più della metà dei cittadini aquilani. Ecco, secondo me lo scopo dell'associazione è quello di portare nell'aula del Consiglio Comunale anche le voci di questi cittadini che non si sono sentiti rappresentati dai due blocchi. Sì, infatti a conferma di quello che dice, la stragrande maggioranza dei consiglieri che sono stati eletti in questa nuova legislatura, ma anche degli assessori, sono persone già con alle spalle altre consiliature.
e anche i nuovi che sono entrati o rientrati, come nel caso di Stefania Pezzopane, di Guido Liris, ma anche di altri, diciamo, non sono proprio nuovissimi alla politica, nel senso, Questo, non in senso negativo, nel appunto, senso che hanno già ricoperto. Questo non è Non un è peccato. Fare assolutamente. politica è una cosa molto impegnativa e molto importante. Ci sono diversi consiglieri che però non hanno partecipato attivamente alle passate legislature. Io mi auguro che lo facciano in questa. Parlare in consiglio comunale ha un profondo significato. Si rappresentano cittadini. Ecco, io ritengo che bisogna con questo nuovo Consiglio Comunale cambiare un po' passo, cambiare passo rispetto a una certa afasia del passato Consiglio e cambiare passo soprattutto nel capire qual è il ruolo e la responsabilità della maggioranza e qual è il ruolo e la responsabilità della minoranza, che non può essere solo quella oppositiva, ma io ritengo che la minoranza abbia la necessità di contribuire alla ricostruzione, in maniera con posizioni diverse da quelle della maggioranza, ma non necessariamente e obbligatoriamente oppositiva. Anche perché il Consiglio Comunale assumerà ancora di più un ruolo centrale nelle dinamiche della ricostruzione, Me lo auguro. con la fine del commissariamento, della presenza di Chiodi, del direttore dell'OCR Gaetano Fontana, insomma, con questi organismi che fino ad oggi hanno accompagnato la prima fase della ricostruzione, l'impostazione, diciamo, della ricostruzione. Secondo lei la fine del commissariamento è un aspetto positivo, può segnare positivamente questa fase 2 della città dell'Aquila o meno? Intanto vediamola questa fine del commissariamento. Io voglio vedere atti concreti in questo senso e al contempo voglio vedere come l'amministrazione comunale si organizza per gestire la ricostruzione. Ricordiamoci che la filiera, che è sicuramente stato l'elemento più negativo di tutta la ricostruzione, deve essere sostituita da qualche cosa e Cialente sta reclamando 40 persone da adibire a questo ruolo, ma non si possono prendere queste persone a chiamata, diceva giustamente Vittorini che ci servono concorsi pubblici. Io condivido, ma bisogna sapere a che cosa servono queste persone, cosa dovranno fare, ma soprattutto chi dovrà dirigerli. Non è pensabile che io non vedo nessun atto ancora nel quale si parli della fine del ruolo della struttura tecnica di missione di Gaetano Fontana. Questo è un fatto che va chiarito nelle sedi opportune. Fontana sta cercando un suo ruolo da altre parti, non capisco per quale motivo Si e su riferisce consiglio di chi. al CDA Sì, dell'Ateneo insomma, del Lago? chiedere di entrare a far parte del CDA, del nuovo CDA dell'Università dell'Aquila è un'aspirazione senz'altro plausibile per un personaggio come Gaetano Fontana, ma deve fare i conti, a mio avviso, con quanto la città sia contenta di un tale ruolo. Mi sembra che il passato Consiglio Comunale si sia espresso all'unanimità per non avere rapporti con Fontana. Mi sembra strano che ora l'Università dell'Aquila lo prenda in considerazione all'interno del proprio Consiglio di amministrazione. Tornando a domani l'Aquila, il fatto di questa scelta autonoma, fra l'altro dichiarata sin dall'inizio della campagna elettorale, era abbastanza evidente che lei avrebbe scelto di costituire il gruppo in consiglio comunale, l'allontana dal PDL e da quei meccanismi della politica di cui parlava prima, non teme il rischio di diventare un po' antipolitico, insomma, che è una cosa che No. magari va anche di moda. Sì, ecco, va un po' troppo di moda. La politica è la politica. Quindi è inutile
recitare ruoli di non politico facendo la politica. Questo lo può fare Grillo, non ritengo sia molto utile ad Aquila. La questione è molto legata a quale PDL, perché io alla fine della campagna elettorale mi sono trovato con un PDL ufficiale nazionale, il segretario Alfano, perfettamente convinto della mia campagna elettorale, mi è venuto a sostenere ad Aquila con grande convinzione, facendo un bellissimo discorso a mio avviso, e poi mi sono ritrovato senza il PDL, con un PDL che si è disperso seguendo le lusinghe di De Matteis e di Chiodi da un lato e seguendo cammini personali di dissenso rispetto alla gestione locale del PDL. Tutte cose rispettabilissime. Io ritengo che oggi il PDL stia riflettendo con grande difficoltà a livello nazionale sul ruolo che deve e può rappresentare in futuro. Quindi esprimere oggi un giudizio sui miei rapporti con il PDL, con chi, fra l'altro, con quale livello regionale, provinciale, nazionale, sarebbe estremamente complesso. Io continuo a ringraziare il PDL per l'apertura che il PDL ha dimostrato nei miei confronti al momento della candidatura, perché è stato un appoggio convinto non solo nei livelli locali, ma soprattutto a livello nazionale, tanto da orientare nei confronti della mia persona. Ora si parla di un errore Propersi fatto dal PDL. Io ritengo che questo sia una responsabilità collettiva di tutti i livelli del PDL rispetto ad un progetto che era il progetto Alfano, cioè quello di aprire il partito verso la società locale, rispetto ad un altro progetto poco chiaro, che era quello, più volte rivendicato da Chiodi, di sostenere un candidato di un altro partito, sempre del centro-destra, ma segretario nazionale di un altro partito, e che sicuramente metteva in difficoltà il PDL più di quanto non lo mettessi io. Torniamo su un terreno magari a lei più congeniale, che è quello dell'urbanistica. Questa roba è congeniale, solamente per gli anni di frequentazione, assolutamente, ci mancherebbe altro, che è quello del piano di ricostruzione. Lei, da urbanista a tutto tondo, ha criticato anche il senso stesso di questo strumento, no? Perché si tratta di una sorta di, lei ha parlato di un'invenzione, di un neologismo in campo urbanistico. Data per assodata questa critica di base, quello che è stato realizzato all'Aquila, secondo lei, è uno strumento adeguato? È troppo timido? Perché lei ha detto anche questo. Io l'ho detto in campagna elettorale e continuo a dirlo oggi. Pensare di buttare nel cassetto, in caso di vittoria, da parte dell'opposizione attuale, il piano di ricostruzione sarebbe stato comunque un errore, se non altro per la dimensione delle analisi e del coinvolgimento nei confronti dei proprietari e dei proponenti degli agglomerati, sarebbe stato un errore. Però questo è un piano rispetto al quale va affrontata una riflessione, se possibile pacata, tecnicamente adeguata, evitando di ricorrere a esperti esterni come Cialente aveva annunciato in campagna elettorale, per poi essere smentito da Barca. Mi sembrava veramente improprio che si facesse fare un esperti a degli esterni semplicemente perché non si aveva fiducia nella struttura tecnica di missione. Il rapporto è essenzialmente fra amministrazioni e fra politici, non riguarda i tecnici. E ricordiamoci che la struttura tecnica di missione è una strutturazione tecnica del commissario. Ecco, allora, io quello che ritengo vada superato, perché questo è un equivoco di fondo,
nel piano di ricostruzione, è che il piano, così come viene interpretato nella stesura attuale, non ha valore prescrittivo. Cerco di essere più chiaro. Il piano, nel piano non possono essere date prescrizioni ai soggetti attuatori del tipo arretramento, un piano in meno, spostamento della volumetria, cose di questo tipo. Il piano diverrebbe, nella concezione che ne ha l'attuale sindaco, è semplicemente uno strumento di indirizzi al quale dovrebbero seguire altri atti con valore prescrittivo dove essi siano necessari. Ecco, io ritengo che questo sia molto pericoloso, soprattutto sarebbe uno strumento di sola programmazione, senza nessuna validità da un punto di vista di prescrizioni. Questo ha bloccato, per esempio, nelle aree a breve, il fatto di non poter dire con precisione agli interessati come fare i progetti sostitutivi, quali ingombri, quali altezze, ha prodotto un blocco totale di quelli che erano i migliori progetti di riqualificazione di quelle aree. In poche parole, l'amministrazione deve assumersi le responsabilità. Gli atti di pianificazione sono atti di responsabilità. Poi, qui bisogna uscire da questa ambiguità che con i piani di ricostruzione si fanno i piani strategici. È una invenzione urbanistica che fra l'altro si scontra con alcune condizioni di fondo, cioè la struttura, la dimensione, la dimensione, quella cosa che non ha mai avuto la firma del commissario, che sono gli indirizzi per la ripianificazione, che escludono l'Aquila dagli indirizzi e fanno 9 aree strategiche mettendo insieme 4, 5, 6 comuni che nel loro insieme non arrivano a 5.000 abitanti e chiama queste aree strategiche, ma non è che con le parole che si fanno le cose, non è che battezzando aree strategiche 4 piccoli comuni... aree omogenee. No, sono chiamate strategiche. Non è che può pensare che si fanno strategie territoriali eludendo quello che è il discorso di fondo che più volte è stato proposto a Chiodi quale presidente della regione, anche da me, quello di fare un piano così come previsto dall'attuale legge regionale per l'area del cratere, quello sì, un progetto speciale territoriale. Fra l'altro questa cosa gli era stata proposta anche da uno dei suoi assessori, mi sembra, perché l'assessore Giuliante, che aveva delega, gli aveva proposto questo. I PST del cratere. Tutto questo non è stato fatto semplicemente perché si è opposto a questo il direttore della struttura tecnica di missione, che invece intendeva procedere attraverso gli strumenti straordinari degli indirizzi per la ripianificazione. Ecco, dobbiamo uscire da questi equivoci. Gli enti locali devono ritornare in pieno nelle loro funzioni, partendo dalle funzioni della regione, che deve fare questo piano, così come deve fare altri atti amministrativi importanti, partendo dalla provincia, che ha iniziato questo percorso con un documento di indirizzo, per arrivare ai comuni. Cialente giustamente ha detto che vuole fare subito, questo subito mi preoccupa, il nuovo piano regolatore. È ora che dopo 35 anni e perlomeno 5 tentativi andati a vuoto si pensi ad un'attività di pianificazione di carattere generale. Sì, su questo aspetto. Lei non crede che sarebbe stato opportuno sovrapporre i due strumenti, cioè il piano regolatore e il piano di ricostruzione? Per intenderci, il piano di ricostruzione avrebbe dovuto avere, come lei ha detto, delle prescrizioni, degli intenti prescrittivi. Però si può programmare il centro storico senza pensare alla periferia e viceversa, soprattutto una periferia che in alcune zone dell'Aquila magari lì sì avrebbe avuto bisogno di piani di ricostruzione molto invasivi, diciamo.
Questa è una domanda complicata. Io penso che si doveva depotenziare molto il piano di ricostruzione, fare dei piani di ricostruzione dove erano necessari e con obiettivi non di carattere strategico e strutturale, cioè non obiettivi grandi, ma pensare a buoni piani di ricostruzione per affrontare quelle aree dove c'erano condizioni che non potevano essere risolte altrimenti. Io ho una visione del piano di ricostruzione come la soluzione dei problemi che della ricostruzione, si chiama piano di ricostruzione, che non potevano essere risolti altrimenti. Avviare una riflessione più ampia sul ruolo del centro storico, sul ruolo dell'università, sul ruolo del turismo, ed è un'attività che in qualche modo era stata avviata con il piano strategico. Oggi il sindaco vuole riproporlo a tempi brevi, ma ricordiamoci, il piano strategico non è un libro dei sogni, il piano strategico è un'attività fatta con i soggetti che devono realizzare il piano strategico, quindi è un'attività molto faticosa, molto complessa e che non ha una dimensione urbanistica, cioè non si occupa solo dei suoli, ma si occupa delle politiche. Ecco, in questo quadro generale va collocato il nuovo piano regolatore. Ma poi soprattutto si tratta di riuscire a... io faccio sempre questo paragone. Nel 71, dopo Monti dell'Aquila, quando bruciarono le sedi dei partiti, il piano regolatore fu lo strumento per ricostruire un consenso intorno ai partiti. E questa operazione riuscì benissimo. Fu un momento molto particolare della vita della città. L'opposizione, allora il PC, partecipava ai lavori della Giunta. Questo significava dare al... e il piano regolatore fu il momento di coesione massima della città e della politica cittadina. Ecco, io ritengo che vada fatta un'operazione di questo tipo. Quindi un allargamento alla minoranza di tutte le decisioni relative al piano regolatore in maniera ufficiale e in maniera coinvolgente per l'intera città. La discussione sul piano è una discussione che deve coinvolgere sia l'amministrazione in tutte le sue componenti, ma deve coinvolgere la città. Noi oggi non abbiamo più i consigli di frazione e di quartiere, che allora furono l'anima del piano regolatore. E dobbiamo fare in modo, anche con i nuovi mezzi, le televisioni locali, riunioni in posti strategici, l'associazionismo, questi movimenti che hanno partecipato alle elezioni. Ecco, bisogna ricostruire un tessuto in grado di discutere e di decidere sulle sorti del territorio e della città. Bene, nel ringraziarla magari ci scusiamo con chi ci guarderà per aver usato un po' di tecnicismi, però diciamo anche questo fa parte, anzi soprattutto questo sarà saranno i temi intorno a cui si costruirà il futuro della città. Ma io ritengo che siano dei tecnicismi ormai abbastanza acquisiti. Ormai l'urbanistica la fanno tutti. Io vorrei che fosse un'urbanistica non di carattere fondiario, l'edificabilità dei suoli, perché fosse un'urbanistica delle scelte più generali per la città. La ringrazio. Grazie a voi.